Cervo o Riverola non sono meno di Agnelli, perché Mazza è forte altrettanto quanto Floriano, e quindi non c'è nessun problema. Finalmente si inizia, dopo due mesi di preparazione, inizia finalmente questo campionato. Sì, siamo anche abbastanza contenti. È chiaro che lo slittamento avrebbe aiutato e favorito il recupero di alcuni giocatori. È vero anche che adesso era giunto il momento di iniziare, perché hanno fatto talmente tanti casini, chi deve decidere, chi deve prendere decisioni a livello calcistico, che secondo me più andavano avanti forse ne avrebbero fatti ulteriori danni, quindi meglio che abbiano fermato un po' tutto. Senti, questi due mesi di preparazione, visto la squadra dal primo giorno fino adesso, come è cresciuta, come state lavorando, che squadra sta venendo fuori? Questa è una squadra, così togliamo subito i dubbi, è la squadra che avevo nei miei sogni a maggio, a giugno, quindi ho una Ferrari in mano, spero di saperla guidare, ma non mi faccio tanti problemi, perché penso di sapere cosa fare per farla migliorare e per cercare di arrivare al nostro obiettivo. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di mercato, tra l'altro prime scelte. È chiaro che qualcosina avrei voluto mettere come alternativa in mezzo al campo, non l'ho fatto perché fino a ieri mattina non si sapeva dell'allargamento della panchina e non volevo, come vi ho detto più di una volta, stravolgere alcuni equilibri interni. Mi spiego meglio: non volevo venire meno alla parola che ho dato a tanti giocatori nel farli sentire protagonisti, e l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi giorni di mercato, preferisco avere una scelta in meno, un giocatore in meno di qualità, però averne un altro o altri due, altri tre che si sentano protagonisti, e preferisco mantenere lo stesso spirito dell'anno scorso, quindi tutti protagonisti, tutti pronti a essere chiamati in causa e a essere importanti per questa squadra. Non si faccia rubare anche la Ferrari dopo la... No, dico questo perché tanti colleghi miei, tanti allenatori danno sempre sì, però avrei voluto qualcosa in più, sì, però la squadra... No, la squadra nostra è una squadra forte. Questo non vuol dire che siamo obbligati a vincere, questo siamo obbligati, secondo me, a dare sempre tutto come lo stiamo dando, come l'abbiamo dato l'anno scorso, così lo daremo quest'anno. Però se si chiede cosa pensi della squadra che alleni, penso di avere una squadra molto 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 forte. Senti, hai detto di avere una Ferrari, però nel campionato un'altra Lamborghini, qualche altra macchina forte, la vedi? La vedo sì, perché Lecce è una squadra fortissima, il Benevento è una squadra fortissima, il Catania, al netto della penalizzazione, è una squadra molto forte, e poi ci stanno Cosenza, che si è rinforzata molto, Matera, che è una squadra anch'essa molto forte, la Juve Stabia, una squadra di tutto rispetto, l'Acre ha allestito una rosa competitiva. Quindi dire guido una Ferrari non vuol dire vinciamo o siamo obbligati a vincere, però mi dà fastidio quando altri colleghi dicono, parlando di favorite delle altre, sminuendo sempre la propria squadra. No, io faccio il contrario, per me la squadra mia è una squadra di tutto valore, di tutto rispetto, è la squadra che, ve l'ho detto e lo ripeto, la squadra delle notti di giugno, di maggio, che scrivevo nella mia testa, era questa.
Ma Paganese invece che squadra è? Ha avuto modo di studiarla? Per due. Conosco pochissimo della Paganese, quindi andremo là pensando chiaramente a noi stessi, sapendo che in base a come giocano loro cambia qualcosina nella nostra costruzione del gioco, per esempio. Dopodiché è una squadra da rispettare perché hanno Cunzi, hanno altri giocatori, non so se gioca a cavallo, però hanno giocatori importanti.